Si chiama Tainai Brown, ha 23 anni di età, è una giovane ragazza del Bronx, a New York, negli Stati Uniti d'America, e sarebbe accusata di tentato omicidio colposo, ma anche aggressioni di primo grado per quello che avrebbe provato a fare e a compiere nei confronti della sua bambina. Infatti sarebbe quasi morta la bimba in questione per avvelenamento da farmaci, sarebbe stata imbottita di medicine per le convulsioni. Dall'indagine sembra che la donna abbia effettuato circa 190 accessi al pronto soccorso chiedendo i farmaci per la figlia, nonostante la bimba non ne avesse bisogno. 2 anni fa tutto è iniziato quando la bambina aveva 3 anni, la mamma l'ha portata al Montefiore Medical Center, facendo sapere che la bambina aveva bisogno di assumere farmaci per colpa delle convulsioni, ma effettivamente parlando non ne aveva bisogno. Va bene? La ragazza soffriva di sindrome di Munchausen, condizione psichica in cui una persona finge di avere un figlio o una persona molto malata con l'intento di attirare a sé tutta l'attenzione possibile e immaginabile. La bambina si è sentita male dopo aver assunto i farmaci e all'ingresso dell'ospedale i dottori sono accorti che aveva assunto una dose troppo forte di farmaco e è stata incriminata e adesso il processo si apre sui confronti di questa ragazza. Va bene? Ovviamente i giudici e gli avvocati terranno conto della condizione psicologica di cui soffre la donna. Grazie a tutti utenti di YouTube, il video termina qua, ciao e una buona giornata a voi.